Mario non aspira solo la C, ma anche la bianca. E ovviamente sempre, lo Ma sa maestro, che ragazzi, mi danno del drogato, lei lo sa benissimo, no? Mi danno del drogato i posso ragazzi. raccontare? Sì, la può Perché questa, raccontare, ragazzi, ma... ve la voglio raccontare. Non sapevo se posso raccontarla, quindi ho chiesto giustamente al certo proprietario di casa che... Ma perché. certo che Però sì! ve la devo raccontare questa, ragazzi. Allora, praticamente, allora, ho suonato prima al piano di Mario, solo che non mi ricordavo a che piano stava. Cioè, non mi ricordavo a che piano stava. Sono stato una volta, sono una sega io, non me lo ricordavo. Che inizio a salire le scale, quindi non ho preso l'ascensore perché, appunto, non ricordando il piano, ho detto, vabbè, salgo le scale, vedrò una porta aperta. Il furbone mi ha lasciato la porta chiusa. All'inizio, infatti, io sono salito. Ho detto, boh, vabbè, la porta è chiusa, continuerò a salire, no? Continuo a salire. A una certa, sento un odorino importante. Possiamo dire Un importante. odore Un odore importante, inconfutabile. E panteistico. beh, panteistico mi piace come accezione. Sento un odore panteistico, no? Allora, che succede? Sento questo odore panteistico. Dico, vabbè, qui dentro è per forza casa di Mario. Cioè, non c'è verso. Questa, dai, casa di Mario per forza. Che succede? La porta era, tra l'altro, la porta era praticamente accostata, quasi chiusa, ma non era chiusa come se qualcuno l'avesse aperta da dentro, ma avesse lasciato Lo la porta spiraglio per per entrare, l'ospite. capito? Quindi era preciso. Entro Rick, dentro. grazie per l'anno insieme. Diceva No, maestro. continuo. E complimenti per il vostro anno insieme. Complimenti a noi. L'anno è sempre importante. Che No, carino. insomma, praticamente entro in questa porta che appunto era accostata praticamente alla parete, ma aperta. Entro, faccio proprio due o tre passi dentro e poi mi rendo conto e dico: no, aspetta un attimo, questa non è casa di Mario. Questa non è casa di Mario. E nel frattempo scorgo una cappa pazzesca. E c'è uno e mi fa: oh, oh, Ma chi tutto, sei te? ma c'è, cioè, palesemente non in italiano. Are you okay? Tipo, mi ha detto una roba, non mi ricordo, una roba. Io sì, gli ho detto io, ok, I'm sorry, quindi sono uscito e ho chiuso la porta. Quindi ho scritto a Mario e ho detto: Mario, ma dove cazzo sei? Qual è il tuo piano? E poi, insomma, nel riscendere giù ho trovato che c'era una roba, ragazzi, folle, Quindi il maestro ve ha... lo giuro, ragazzi, ve lo giuro. A livello di fiducia, secondo me ha fatto bene, maestro, a entrare con un odore del genere, perché poteva essere casa mia, però non Io era non casa lo mia. Panteistico. so. Ho sentito un odore, come ha detto lei, panteistico. Panteistico. Io ho detto: vabbè, ci sta, Ci ci sta. sta, prima della partita, maestro. No, ma io infatti non dubitavo di questo, però magari sia mai la K. Esatto, non avevo lasciato trasparire l'aria ed era della No, io notte non lo so, io prima. metto le mani avanti. Va bene, Poi ci può stare. uniamo l'utile al dilettevole perché lei aveva lasciato la porta chiusa. Esatto. Avendo lasciato la porta chiusa, sono andato su e questo aveva esattamente la porta semiaperta, cioè, Sì, nel senso, era una situazione era perfetta, doveva perfetta, entrare. perfetta, perfetta. Si stavano divertendo. Tra l'altro non lo sapevo che avevo dei vicini condomini che avessero Ecco, delle ora passioni. glielo. Cioè, a Oh, questo punto ragazzi, che si fa la sera a dipende posto? dal livello di scimmia. Stava per rompere il fiato prepartita. Il bong, no, io non ho, c'è cioè quello C'è il là che bombino. dicono sì, ma mica funziona quello, è un È un souvenir. soprammobile.